Allora rendiamoti popolare. Perché? Cosa ho che non va? Secondo voi ho qualcosa che non va? Sono la solita Cinzia, no? Ehi, ciao a tutti, io sono... Cinzia, credo. E questo è un nuovo video dove da... sfigata, o almeno credo, diventerò popolare grazie a questo tutorial. Seguiamolo, vediamo che cosa succede. Come sto così? Guardate che sopracciglia e guardate i miei baffi. Eccomi, non so se mi spiego. Troppo sexy. Prima di iniziare con il video mi raccomando spolliciatelo, fatelo impazzire di like perché ne ha bisogno e vuole essere piaciuto questo video. E poi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e seguitemi su Instagram e TikTok. E ovviamente commentate giù nei commenti dicendomi quanto vi reputate belli da 1 a 10. Voglio sapere quanta autostima c'è. Mi raccomando, dovete avere tanta autostima. Quindi giù nei commenti, analizzatevi e dite: io oggi mi sento bella o bello 10. Perché dovete essere super carichi. Altrimenti dice: oggi mi sento 8, ma ieri ero 10. Domani non lo so. Vabbè, comunque andiamo avanti e iniziamo questo tutorial da sfigata a popolare. Vediamo che succede. Allora fammi vedere i vestiti più fighi che hai. No. Me l'ha comprato mia madre. Beh, la mamma non ha dei gusti proprio eccezionali, direi. Lo posso dire anche io che al momento sono sfigata, cioè, guardatemi. Ehi, provati questo, forza. Ma che senso ha? Non può uscire con un cuscino. Io non lo provo questo, non ha senso. È un trend passato ormai. Toglieteli. Ma non posso toglierli. Toglieteli. Siu, devo togliere gli occhiali? Ok, ma si vedranno le mie occhiaie. Guardate che occhiaie. Il trucco fa miracoli. No, non è vero, sono le mie occhiaie. Comunque, togliamo gli occhiali. Questo è il primo trucchetto, quindi gli occhiali non vanno bene. In realtà, secondo me, con un bel outfit, gli occhiali adeguati sono un... un tocchetto di classe. E adesso cambiamoti i capelli. Talentuosa, brillante, incredibile. Cioè, mi devo mettere una parrucca? I miei capelli non vanno bene. Dobbiamo cambiare e mettere una parrucca. Quindi i miei capelli così non vanno bene. Devo mettere una parrucca. Va bene. Ok. Eccomi qua. Andiamo avanti. Wow! Questa lasciatela e adesso il trucco. Forza, su! Mi devo truccare! Non mi sono mai truccata in tutta la mia vita! Mi devo truccare. Come ci trucchiamo, però? Oh, no, no, no. E togliamolo tutto, su, forza. Oh, wow! Ehi, io questo trend l'ho fatto! Se riesco ve lo metto qui. Non lo posso mettere giusto perché altrimenti copyright. Beep. Vabbè, comunque devo truccarmi. Con una passata di mano diventerò bellissima. Guardate. Ma cos'è successo? Una magia. Sono super truccata e sbrilluccicosa. Sono cambiata. Sono diventata super trendy e super popolare. No, ancora no. Non è finito il tutorial. Seguiamo ancora il tutorial. Ma chi è questa? È Lea. Cosa? Cosa? Non può essere Lea. Ah! Sembrava stesse andando tutto bene. No, invece la goffaggine c'è ancora. Ma quello è un dettaglio che secondo me non potrà andar via. Devi imparare a flirtare. Flirtare? Flirtare? Che cos'è? Perché dobbiamo imparare a flirtare? Non ha senso. Io non voglio flirtare, voglio essere popolare, ma non è che per forza devo andare a flirtare. Occhiolino soltanto una volta. Oh! Quindi...
Ok. Occhiolino due volte. Ok. Ragazzo carino, altro occhiolino. Che paura. Che paura. Allora, ragazzo carino. Quindi dobbiamo fare un occhiolino. Occhiolino. È scappato anche lui. Abbiamo assolutamente bisogno di cambiare il tuo stile. Oh, la mia maglietta con Snoopy non va bene. Cambiamo stile. Bellissimo, ma cosa c'entra nel panino? Cambiamo stile. Un bel panino ci può stare. Molto stiloso. Sì, così è perfetto. Da notare, stile TikTok, eh? Quindi dobbiamo vestirci da TikToker. Questo è il mio outfit, una maglietta normalissima nera. E adesso andiamo a diventare TikToker. Stile TikToker. Tutto a posto. Se vuoi diventare famosa su TikTok, devi saper ballare, ragazza. Ma non so ballare. Perché no? Ho due piedi sinistri. Cosa? Ma che significa due piedi sinistri? No, vabbè, raga, questa è proprio la battuta dell'anno. Ho due piedi sinistri. Beh, in effetti, anche io non sono una cima a ballare, ma se voglio diventare famosa e popolare su TikTok, devo saper ballare. Quindi mettiamoci le scarpe giuste e non due sinistre. Prova questo. Ok. Sono proprio io, ragazzi, sono così. È proprio vero. Tipo, presto pubblicherò un TikTok dove tempo fa provavo una cosa del genere. È una bozza che non ho mai pubblicato, cioè perché non doveva essere pubblicata, ma mi sa che la pubblicherò. Seguitemi su TikTok. Non sono brava a flirtare. Cosa faccio? Ragazza, hai bisogno. Eh? Capisci che intendo? Oh. Ha bisogno di due meloni da mangiare? O da offrire magari per flirtare? Non lo so. Oh. Oh. Dopo questo siamo davvero arrivati. Siamo arrivati davvero. Vediamo che risultato abbiamo. Vi sembra tutto normale? Non è normale. No, ragazzi, per niente, sono deformata. Che schifo. Non lo fate mai, a parte il fatto che non ha senso avere due meloni per flirtare con i ragazzi. Proprio no, dovete essere voi stessi. Assolutamente, né fare occhiolini e cose strane, e neanche mettere le parrucche. Cioè, quello se vi piace fatelo e basta, ma non per flirtare o per essere popolari. Siate voi stessi, ragazzi. Questo tutorial secondo me è un fallimento. Che cosa sono queste cose deformate, bruttissime? Non ci credo, che cosa ho fatto? Va bene, ragazzi, detto ciò, sono proprio inguardabile. Ditemi giù nei commenti che cosa ne pensate. Io adesso vi saluto e vi mando un bacione enorme. Mi raccomando, siate sempre voi stessi e vedrete che sarete i più popolari del mondo. Lo vedrete. Sì, infatti io adesso vado a togliere tutte queste cose perché mi mancano i miei ricci bellissimi. Ecco, ci vediamo al prossimo video. Vi vibi tantissimo, ma proprio tantissimo. Ciao, ragazzi. Ma che sono queste cose? Orribile.